schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption 2 per un glitch, diciamo, dei soldi. Diciamo che non è molto veloce, anche se qualcuno dice in due minuti di qua e di là. Ragazzi, prevale la stessa regola come in GTA, qui per fare soldi dovete prima vendere. Allora, come ho già detto, siamo nella modalità storia, se non l'ho detto lo dico adesso. E in primis, che cosa dovete fare? Dovete venire in questa localizzazione della mappa. Allora, io questo glitch l'ho visto ieri sera, avrei voluto portarlo però era tardissimo, ho detto vabbè, non ve lo porto, lo porterò domani, tanto non c'è fretta, siamo in modalità storia, quindi non penso venga patchato così facilmente. Allora, i requisiti per fare questo glitch, ragazzi, è dovete avere, diciamo, questa località, questo luogo, diciamo, aperto, non questo, ma comunque questa zona che vi sto marcando in mappa, questa zona qui, ragazzi, che sta vicino a Valentine o comunque ad altri luoghi in mappa, vicino al fiume comunque. E una volta che siete qui, ragazzi, dovete andare in questa casa catapecchia che vedete dietro a me. Allora, prima di fare ciò, ragazzi, mi raccomando, andate a disattivare il salvataggio automatico, in caso qualcosa andasse storto potreste recuperare il vostro salvataggio che avevate prima. Quindi a questo punto, ragazzi, una volta che abbiamo disattivato qui in generale il salvataggio automatico, possiamo passare al glitch. Quindi torniamo in game e andiamo a vedere quello che dobbiamo fare, ragazzi. Quindi, una volta, come ho già detto, salvato, io adesso qui, ragazzi, vi faccio vedere, salvo in uno slot nuovo, dopo aver disattivato il salvataggio automatico, salvo in uno slot nuovo, in maniera tale da non confondermi. Allora, ragazzi, sappiate fin da subito che questo glitch, se lo fate ripetutamente più volte, vi rovinerà l'esperienza di gioco nella storia, perché comunque vi permetterà di comprare tutto. Come avete visto a inizio video, io già c'avevo un botto di soldi, ho comprato parecchie cose, parecchie modifiche. Allora, venite qui, ragazzi, avete il lingotto. Come vedete, io qui ho già preso la lettera, ci sarà una lettera e un lingotto. Prendete la lettera e lasciate il lingotto inizialmente. Dopodiché, ragazzi, dovete prendere il lingotto. Allora, io questa cosa l'ho già fatta, però vi spiego cosa e come dovete farlo. Quindi andate e schiacciate per premere il lingotto, ragazzi. E una volta che avete premuto il lingotto, dovete premere option e andare in storia salva partita. Vedete lingotto, poi andate in storia come ho già detto, ragazzi, dovete salvare la partita. Dovete, io qui diciamo stavo, non so, cazzeggiando, no? Comunque, salvate la partita e salvate la partita su quella che avete appena diciamo salvato, sull'ultimo salvataggio che avete fatto. Dopodiché, ragazzi, allora io qui in questo caso non ricarico perché non mi serve, però voi dovete fare un carica partita, dovete ricaricare l'ultima partita che avete appena appena salvato, cioè quella che io ho appena salvato adesso. Andate a ricaricare la partita, anzi scusate, ho detto che non lo facevo, invece l'ho fatto. Comunque sia, ricaricate la partita, come state vedendo. Una volta ricaricata la partita, ragazzi, avrete nuovamente il vostro lingotto lì pronto ad essere preso nuovamente. Ma
E in questo caso, ragazzi, ovviamente vi spawnerà lì vicino, vi farà spawnare vicino a dove eravate. E come dicevo, in questo caso, ragazzi, potete prendere il lingotto in maniera infinita, cioè d'ora in avanti tutte le volte che venite in questa localizzazione potrete prendere il lingotto in maniera infinita. Adesso andremo a vedere. Il massimo dei lingotti che potrete prendere, ragazzi, sono 30 lingotti che dovrete poi andare a rivendere dal ricettatore. Il ricettatore, ragazzi, lo trovate in mappa, è l'unico che diciamo che compra i lingotti d'oro. Come vedete, io ne ho uno solo di lingotto d'oro, però adesso andremo a prendere 30 lingotti. Allora, come ho già detto, questi lingotti hanno un valore di $500 al lingotto, che comunque per il gioco sono molti. Come $15,000 sono veramente molti, sono abbastanza, insomma, diciamo che ci bastano per comprare le armi, ci bastano per rifinire l'accampamento, ci bastano per comprare i cavalli e tutto il resto. Come vedete, ragazzi, adesso abbiamo il lingotto nuovamente qui con la cassettina messa fuori. A volte si può buggare in maniera strana, ma basterà che ricaricate la partita, ragazzi, e quando siete qui l'unica cosa che dovete fare è prendere il lingotto in maniera ripetuta, ragazzi. È semplicissimo come glitch, è un, penso sia un bug del gioco, un cazzo di bug del gioco. Come ho già detto, se non volete rovinarvi l'esperienza di gioco, non lo fate, anche perché comunque potete fare soldi legalmente all'interno del gioco, oppure potete scegliere di barare, ragazzi, come si fa in GTA, come si fa in tutti i giochi, potete scegliere di barare. Allora, come ho già detto, ragazzi, con questo glitch non fate $15,000 in due minuti. Allora, in due minuti potete prendere i vostri lingotti, sì, ma poi dovete attraversare la mappa per andare a vendere questi lingotti e tornare nuovamente qui a prendere i lingotti per poter fare nuovamente il glitch. Quindi non sono più due minuti, ma come vedete da soli, insomma, già per fare il glitch in sé ci vogliono la bellezza di 8 minuti, 7-8 minuti tra caricamenti e cazzate varie, quindi capite da soli che non ci vogliono 8 minuti. Detto questo, ragazzi, io qui sto salvando nuovamente, però voi potete anche non salvare. L'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è semplicemente ritornare qui ogni volta e riprendere il lingottino, ragazzi. Niente di più semplice. Spero che questo glitch vi sia piaciuto. Detto questo, un saluto a tutti. Cercherò di trovare qualcos'altro, diciamo che lo sto schiattando il giochino, anche se sono a percentuali molto basse di gioco, però sto girando molto la mappa e devo dire che è molto 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 bello, ragazzi. Detto questo, un saluto, al prossimo video.